Sorriso a 32 denti per l'Handball Erice che sabato pomeriggio ha battuto la capolista pallamano d'Erzo nel confronto valido per la Serie A femminile. Una gara perfetta per la formazione guidata da Fernando González Gutiérrez e vinta con il risultato finale di 21-28. Un successo che consolida il quarto posto in classifica delle Arpie che si rilanciano anche per la lotta a scudetto. Un obiettivo che dopo 6 vittorie di fila diventa infatti sempre più una realtà. L'allenatore spagnolo della formazione ericina ha dato una nuova identità alla squadra che nel frattempo è divenuta sempre più un gruppo di ragazze unite anche fuori dal rettangolo di gioco. Un ottimo momento per l'Handball Erice che spera di proseguire a partire da domani in occasione del recupero dell'incontro con Cassano Magnago. Ascoltiamo Lorena Benincasa, capitano della formazione ericina, soddisfatta del successo contro d'Erzo, ma preferisce mantenere i piedi per terra. Abbiamo fatto un'ottima partita, ovviamente ci sono ancora tante cose da migliorare per quanto riguarda noi. È stata una vittoria di gruppo, eravamo un po' in difficoltà, abbiamo alcune ragazze che non sono potute venire qui a Oderzo per problemi fisici, questa mattina a Jacovello, però il gruppo ha reagito bene, abbiamo fatto un'ottima prestazione di gruppo. Faccio i miei complimenti a Oderzo perché è veramente un'ottima squadra, ma non devo essere io a dirlo, i risultati parlano da soli, gli ultimi anni parlano da soli. E oggi diciamo che noi ci abbiamo creduto un po' di più. Abbiamo studiato tanto in settimana con il nostro allenatore, ovviamente sapevamo come tutte le squadre che ci sono delle persone, delle giocatrici Duran su tutte qui ad Erice e qui a Oderzo che sono veramente veramente forti, siamo riusciti ad arginare, ma Oderzo non è forte solo perché ha Duran ma perché ha un grande gruppo. Oggi diciamo che noi ci abbiamo creduto di più, abbiamo corso un pochino di più rispetto a loro. C'è da dire anche che Oderzo ha fatto tanti recuperi in queste giornate e quindi forse sono arrivati un po' stanche a questo incontro. Noi martedì siamo a Cassano per il recupero di una giornata di andata e poi sabato subito ancora siamo loro, non abbiamo fatto nulla con questa vittoria, dobbiamo pensare giornata per giornata e vincere partita per partita.